non è stata una bocciatura, perché la Corte Costituzionale, siccome nei ricorsi che erano state fatte da quattro regioni, la Puglia, la Campania, la Toscana e la Sardegna, si chiedeva preliminarmente che fosse dichiarata illegittima tutta la legge, in realtà la Corte Costituzionale si è limitata ad alcune parti di questa legge e visto questo si ritornerà in Parlamento e si terrà conto ovviamente di quello che dice la Corte Costituzionale per porre rimedio a quelle che sono state dichiarate delle questioni illegittime. Quindi io vedo che questo processo continuerà, ha avuto con questo un rallentamento chiaramente, non penso, ma lo dovrà decidere la Cassazione fra 15 giorni sul referendum, aspettiamo quello che dirà, ma trattandosi di una legge che non sarà più quella, io penso che il referendum non ci sarà. Questo ritengo, ma aspettiamo che lo decida la Cassazione.